tagliata la Urreti a... Uscita! Accelera, qui lo rifanno! Allegra famiglia, andremo a insegnare alla bimba come si guida la moto con quello. C'è un po' di vento, quindi non si sentirà mazzo sicuramente. Pace. La moto per oggi è questa. Non si tradisce la casa. Check sound. C'ho il video! C'ho il video! Ma ti riesci? Eh? Cosa accende sta moto? Sì, tocca a noi! Tocca a noi! Ma devo riuscire a mettere una succa? Giordi Gasso. Oggi, praticamente cosa succede? In questo video siamo andati io e la mia famiglia in una zona industriale e abbiamo dato delle lezioni di guida prima e a frizione. E dopo gli ho insegnato qualche trucchetto su come guidare meglio lo Z800, ecco. La prima in giù? Poi c'è la folle, tutti quelli che sono su. Poi fino alla frizione, metti la prima pigiandolo in giù e poi piano piano lascia andare la frizione. Fino a che tu senti che... Ma lei va da ti fa. Ah, figura di merda, si spenge. Qualcuno che lo fece. Dicero loro, guarda. Si deve andare via. Si deve andare via. Pausa, però in caso emergenza uno pigia quello che cominciano tutti, è lo rosso. Viene tagliata la corrente a... Esbossa! Alle andele. Comunque la cosa più importante, se posso permettermi questa perfetta spiegazione che hai fatto, è devi gestire il gas e la frizione. Certo. Cioè, senti appunto che inizia a... Non è che tu appena ti dà un po' più gas e fa... Insegni a te, ma quando serve fare un sorpasso, arrivarci a filo coppia, a me lo fa subito. Capito? Allora te lo faccio sentire, infatti. Aspetta, metto il casco. Jordi Gas. Frizzi partita, se n'è andato. Non andare forte. Passa martello! E poi andiamo! E ciao, buonasera. Come la motocicletta c'ho io. Come si dice, mamma? Che si dice? Come si dice? Che la motocicletta. Si dà gas. Bombe a mano. Qual è lo scarico? È mia, speriamo me la rompa. È
è mia la motocicletta. Lo stop, c'è lo stop. C'è lo stop? Ok. Dopo essere stati alla casa industriale, ci siamo un attimino cambiati perché c'era veramente, veramente caldo quel giorno. E siamo andati su in cima al San Balonso, che è verso Pistoia, diciamo. E gli ho fatto il test drive del TT600. Buongiorno, oggi... Sì, che sono Guido Meda. Buongiorno ragazzi, un bambino. Oggi Jordi Grasso e l'Allegra Famiglia va a fare il test drive del 600. Forse no, forse sì. San Baronto Hills tenere 600 Yamaha. Ma io riposto giù, c'ha ristorti in due, con quello? Con quello, sì, sì. Oh. Te vieni... No, fa una cosa. Anche devo aprire un caffè. Anche devo aprire un caffè. Ragazzi, Jordi Gas, frizione, oggi mi ho provato questo, Yamaha TT 3600 monocilindrico, cazzuto, 12 cavalli, ma... Niente, c'è caramba, sono appena passati. Cosa penso di questa moto? Impressioni a caldo? Beh, allora, ha una ciclistica degli anni retro, ma si comporta bene in curva. Niente da... È molto tranquillissima per imparare. È una moto da turismo, è una moto da Dakar, è una moto da enduro, ecco. Comunque da off-road, ecco, non da strada. Però pesa veramente poco e ha quello spunto ai bassi veramente potente. Veramente importante e quindi la consiglio a chiunque voglia stare in porta, chiunque voglia guidare per la strada, glielo consiglio, ecco, per la strada in città. Sì, da molto, oh, non ammazzo. Dicevo, ho lavorato a pappagallo perché mi aveva rotto coglioni, quindi sia di pazienza, ma Cristo. Per quanto riguarda il passo, beh, alle note da enduro, quindi non è giù pezzi quella che è, però niente male. È una moto fatta per